Buon pomeriggio, Caprese. Volevo un poco fare il punto della situazione su questi giorni che sono trascorsi e sulle varie iniziative che sono state intraprese per quanto riguarda questa vicenda che oramai fa parte della nostra vita di tutti i giorni. L'ordinanza che abbiamo fatto mercoledì scorso, che seguita poi anche dal comune di Ara Capri, ha avuto l'effetto di praticamente di svuotare l'isola. E questo ha comportato praticamente che non ci fosse più l'afflusso giornaliero di quelle dimensioni che ha provocato tanta apprensione da parte diciamo, di tutti noi cittadini, per cui oramai gli arrivi sono quasi contati ogni mattina. E a tal proposito devo dire che sono stati attivati anche a tutti i punti di imbarco tutti i controlli, compresi quelli di Castellammare sanitari, e in più le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanie di Porto, Vigili Urbani, oramai presidiano in maniera costante tutti gli arrivi che provengono dalla terraferma e procedono a fare i controlli per diciamo, verificare se le persone che arrivano possono venire qui, anche perché un po' per la questione dell'ordinanza, un po' per verificare che cosa praticamente queste persone vengono a fare, che attività fanno. L'ordinanza che abbiamo fatto, che di fatto ha vietato a tutti coloro che non sono residenti o domiciliati a Capri di poter svolgere attività sul territorio, ha avuto un effetto, diciamo, importante. Per cui abbiamo messo su questa vicenda, come dice, un punto fermo. E io ringrazio quindi tutte le forze dell'ordine per lo sforzo che si sta facendo, perché si sta facendo uno sforzo non indifferente di mobilitazione e tutti quanti insieme si lavora per tutelare l'isola. Vorrei sottolineare un aspetto importante. Questo non è un momento di vacanza, questo è un momento dove tutti quanti noi capresi, che siamo abituati a fare sempre il nostro dovere, dobbiamo dare il nostro contributo ad una situazione molto molto delicata. Cioè, oggi il governo, nei giorni scorsi, ha emanato una disposizione che praticamente comporta che non dobbiamo uscire dalle nostre case solo per motivi precisi, per la spesa, per motivi diciamo, medici, per motivi estremamente chiari e precisi. Per il resto si deve stare a casa. Io ho avuto modo di confrontarmi in questi giorni con le forze dell'ordine e mi hanno lamentato il fatto che molti capresi continuano a stare per strada e non possono stare. Molti capresi, addirittura qualcuno ieri si è recato anche sulle spiagge, e questo non si può fare. Mi hanno raccomandato di far capire a tutti quanti, mai come in questo momento, che questa disposizione, una disposizione che viene punita dal punto di vista penale. Il fatto di non giustificare l'uscita non è diciamo, una cosa di tipo dittatoriale, è una diciamo, disposizione che serve a prevenire il dilagare di questo virus, che diciamo, in modo da evitare che andiamo incontro a conseguenze ancora peggiori. Quindi io veramente mi raccomando di seguire tutte le indicazioni igienico-sanitarie che sono state dette, che poi sono cose molto semplici, le possiamo fare: lavarsi le mani, diciamo, parlare con le persone distanziate. Ma come oggi diceva il presidente De Luca, non si può uscire con le persone e stare ad una distanza di 1 metro, perché non si può proprio uscire se non giustificati dalla necessità di fare qualcosa di veramente importante. Per cui io vi raccomando, diciamo, non è che diciamo, non si esce in piazza e poi si esce in periferia, si deve evitare assolutamente di uscire. Sono dei giorni che dobbiamo imparare a restare con la nostra famiglia, dobbiamo imparare ad essere diciamo, sereni, assicurare la tranquillità in modo da fare in modo che il nostro futuro sia un futuro prossimo, per il quale possiamo continuare a riprendere a lavorare e riprendere diciamo, a fare con le nostre attività. Io mi rendo conto che l'anno scorso di questi periodi già si preparava la Pasqua, ci si organizzava, i negozi erano aperti, le attività erano aperte, gli alberghi erano aperti, si stavano per aprire e tutto il resto. Oggi non è così. Per
però dobbiamo lavorare affinché questo che vi sto dicendo più avanti si possa realizzare, però dobbiamo applicare le regole. Oggi il Presidente De Luca ha annunciato un provvedimento molto drastico, perché questo fenomeno di essere rilassati, di pensare che forse diciamo, il virus sta da un'altra parte, pensare diciamo, che uno può uscire tranquillamente e farsi una passeggiata, anche specialmente quando è una bella giornata, è una cosa molto grave che aiuta a diffondere questo il virus. E il Presidente De Luca ha annunciato un provvedimento consiste nel fatto che se una persona uscirà per la strada e viene fermato dalle forze dell'ordine che stanno controllando in tutte le zone, cioè le polizie, i carabinieri, i vigili urbani e la guardia finale stanno girando controllando e non vi dovete diciamo urtare perché vi fermano per controllare, perché non si sta facendo altro che proprio dovere in questo momento. Dicevo che in realtà De Luca ha pronunciato un'ordinanza che uscirà a momenti, nella quale dice che se si ferma un cittadino che non è giustificato nella sua uscita, questo cittadino sarà obbligato a stare per 15 giorni a casa in quarantena. E se si esce durante questo periodo di quarantena, cioè bloccato a casa 15 giorni, si incontra l'arresto e il reato penale. Allora penso che i capresi che stanno facendo la loro parte, ordinatamente diciamo, fanno le file ai supermercati, si fanno i controlli sulla carne della capra, eccetera, devono assolutamente dare un ulteriore contributo affinché questa fase la facciamo in maniera tranquilla e la facciamo in maniera ordinata. Quindi evitiamo assolutamente di uscire noi per evitare altre conseguenze. Noi abbiamo chiuso anche i parchi, anche il Parco Augusto, anche il Giardino dell'Internazionale, tutti i luoghi pubblici per disposizione del governo devono essere chiusi, perché in questo momento, ma come in questo momento, non ci deve essere socialità. Quindi continuiamo a fare come siamo abituati a fare, persone serie, continuiamo a dare il nostro contributo, diamolo fino in fondo, finirà anche questa e possiamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Volevo anche dare delle indicazioni. Gli accaparamenti alimentari, allora innanzitutto domani tutti i supermercati sono aperti, domenica no, quindi tutte le persone tranquillamente possono andare a fare la spesa tranquillamente. Guardate, vi torno a ripetere un concetto: non c'è nessun problema sui rifornimenti alimentari, anche le voci che sono circolate su una riduzione non sono vere. Noi abbiamo necessità che il paese svolga la vita tranquilla, non c'è bisogno di andarsi a farsi scorta alimentare, perché i flussi per quanto riguarda le botteghe, le salumerie, i supermercati sono regolari, quindi non c'è da questo punto nessun problema, quindi siamo sereni tutti quanti, che da questo punto di vista dobbiamo stare tranquilli. Volevo dire oggi una vicenda importante che riguarda questa notizia che è uscita ieri, anzi questa ordinanza che il Presidente della Giunta regionale ha tagliato del 50% tutti i trasporti sia terrestri che marittimi. La ratio, la filosofia di questo intervento è che in realtà si vuole evitare assolutamente che la gente si muova, che la gente va sui trasporti se non per motivi strettamente necessari, la farmacia, andare a trovare la persona dei decimi genitori anziani che non hanno assistenza, andare a fare la spesa perché logicamente servono le cose a casa, addirittura si può anche portare a passeggiare il cane se però per un tempo limitato è una sola persona e non lontano da casa. Quindi sono tutte cose importanti, però il Presidente, ci siamo trovati di fronte oggi, noi e il Comune di Anacapri, ad affrontare questa situazione del taglio dei collegamenti degli orari. Ieri sono uscite notizie un po' precipitose, noi abbiamo avuto la possibilità di
raggiungere un'intesa che secondo me è molto buona per l'isola di Capri, che permette comunque ai rifornimenti diciamo, alimentari di raggiungere tranquillamente diciamo, Capri. Certo, c'è un ridimensionamento del quadro orario complessivo, però oggi possiamo dire che sono state confermate per questo fino al 23, diciamo, fino al 23, fino diciamo, alla metà di marzo, poi vediamo se bisogna confermarli, ci diranno se bisogna confermarli ancora fino al 25 marzo, poi bisogna vedere se ci chiedono ancora di confermare per un po' di giorni. Noi praticamente abbiamo ottenuto che per quanto riguarda le navi della Caremar, alle 5.35 la mattina parte il primo mezzo della nave veloce da Napoli, che porta le prime merci alimentari, anzi abbiamo chiesto che si portassero esclusivamente e prioritariamente solo gli alimentari, questo ogni giorno. Poi c'è la nave delle 9 da Napoli, non c'è il sabato e la domenica, c'è l'1.30 la nave da Napoli e le 19.40 l'ultimo mezzo da Napoli è confermato, per cui la nave viene qui, si ferma e può ripartire in caso di emergenza. Da Capri, il contrario, noi abbiamo tutti i giorni la prima nave alle 6.40, la nave alle 11 e la nave di rientro alle 17.40. Anche la nave veloce delle 8.15 è confermata, diciamo, eccetto però il sabato e la domenica. Per quanto riguarda invece Sorrento, sempre sul discorso degli alimentari in particolare che arrivano da Sorrento, che praticamente sono state confermate la nave della Carri che parte alle 7, poi c'è diciamo, la nave che praticamente rientra a Sorrento alle 1.35 riportandosi tutti i mezzi che sono venuti a Carri e quindi ritornano a Sorrento. E poi invece da Sorrento la mattina c'è la nave alle 9 che porta le derrate alimentari innanzitutto e poi tutte quante le altre cose, e poi c'è la nave delle 19.25 da Sorrento eccetto il sabato e la domenica. Perché ci sono queste differenze tra sabato e domenica? Perché lo spirito di questo riordino degli orari è praticamente quello che si vuole, che camminino meno passeggeri possibile, la gente si muove meno possibile. Sono stati anche diciamo varati gli orari per quanto riguarda, poi ci sono le corse da Sorrento che diciamo sei corse di Aliscafi da Sorrento. Voglio anche dirvi invece per quanto riguarda Napoli che sono confermati gli orari di partenza da Napoli alle 7, alle 12.40 e alle 4. Abbiamo insistito in questo collegamento Napoli-Capri alle 4 perché questo ci consentirà sicuramente molti pendolari capresi di rientrare in un orario diciamo, più consono e non aspettare l'ultimo mezzo delle 19.40. Abbiamo anche da Capri le 8.05, le 13.40 che parte da Capri, che in genere prende molti dei pendolari che rientrano a Napoli, e abbiamo le 17.10 che sarebbe l'ultima alle Scafo per quanto riguarda diciamo, Napoli. Quindi praticamente abbiamo, in accordo col Comune di Anacapri, fatto un lavoro all'interno di queste riduzioni che ci sono per una 15 giorni, che comunque permette di stare tranquilli, tranquillissimi dal punto di vista dei collegamenti, ma in particolare stare tranquilli per quanto riguarda il discorso delle derrate diciamo, alimentari. Diciamo che oggi c'è stata anche comunicata una riduzione dei trasporti che riguarda l'ATC, che ha ridotto anche lei a causa di questa ordinanza i collegamenti Capri Marina Grande, Capri Marina Piccola e Capri Anacapri, però sostanzialmente alla fine sono più che altro una riduzione serale, per cui le ultime corse ci saranno intorno alle 21.30. D'altronde, se dobbiamo stare a casa, diciamo che non sarà molto facile uscire dalle nostre case, se sarà per motivi diciamo urgenti. Voglio anche diciamo, dire che c'è stato il rientro di molte persone che sono state per l'Italia, hanno segnalato correttamente alle vigili urbani e al medico curante la loro presenza, e molte persone correttamente si sono messe in quarantena volontario. Ritengo che probabilmente bisognerebbe che anche le persone che rientrano in questo momento dall'estero e comunque transitano per gli aeroporti italiani, prudentemente dovrebbero, a mio parere, diciamo, osservare anche lì una quarantena diciamo
a casa, ma più che altro per una questione, diciamo, di sicurezza, perché comunque si transita attraverso gli aeroporti italiani e quindi ci sono dei problemi. Quindi io vorrei rassicurare, ci stiamo dotando di ottenere attrezzature, stiamo cercando le mascherine per la popolazione, stiamo cercando di fare un lavoro estremamente importante che consente alla nostra popolazione di stare tranquilli. Io vorrei mandarvi un messaggio di tranquillità, perché l'amministrazione comunale di Capri, formati i consigli comunali di maggioranza e di minoranza, il comune di Anacapri, le forze dell'ordine, la stampa locale sta dando una grandissima mano in tutta questa, e i giornalisti che sono collegati anche alle testate più importanti a livello nazionale, tutti stanno dando la loro mano, il loro contributo a questa vicenda. Quindi dobbiamo stare calmi, passerà anche questa, però evitiamo, io ho una raccomandazione estremamente precisa da parte delle forze dell'ordine: evitiamo che poi ci possiamo dispiacere, siamo a casa, usciamo proprio che è necessario, siamo dotati anche di un foglio che va riempito per giustificare dove si va, ci sono controlli serrati. Volevo anche dire che ci sono anche i controlli nei cantieri edili, questo ci tengo a dirlo, perché noi vogliamo verificare se quell'ordinanza che abbiamo fatta tutti quanti l'hanno recepita, perché non vorrei che ci fossero determinate persone che pensano di poter fare i furbetti, di andare avanti con il lavoro, e tengono sul territorio lavoratori che in questo momento non ci possono stare per l'ordinanza che abbiamo fatto. Anche in questo caso noi stiamo facendo i controlli perché vogliamo essere sicuri di quello che succede. Quindi veramente l'appello è evitiamo che ci troviamo in una situazione antipatica dove in realtà si infrange le ordinanze pensando in realtà di fare sempre i furbi. Cerchiamo di essere anche in questo caso serio. Se abbiamo fatto un'ordinanza che in realtà dice per 15 giorni, 20 giorni, di coloro che non sono residenti a Capri devono tornare alle loro case, perché è giusto che tornano alle loro case, non facciamo in modo che poi da qualche parte riscontriamo che questo non è avvenuto, perché poi scatteranno non solo ammende, ma scatteranno anche denunce penali, perché poi si va incontro a tutta una serie di altri provvedimenti. Quindi, cari capresi, siamo tranquilli, siamo sereni, tutti fanno la loro parte, siamo qua per qualunque idea, suggerimento, contributo che volete dare, siamo qua. Tutti gli imprenditori sono allineati in questo ragionamento, tutti sanno che dobbiamo fare questi giorni, state tranquilli che noi ripartiremo alla grande, come siamo abituati a fare, con il nostro modo di fare il turismo che è unico nel mondo. Quindi Capri è quella che è, Capri sono quelle che sono, noi dobbiamo però guardare avanti, fare oggi il nostro dovere, pensare ai nostri figli, pensare alle nostre famiglie, non giocare, perché questo non è un gioco. Il paese è super controllato a tutti i livelli, ospedale, medici di base, state allertati, tutto il sistema caprese è in movimento. La cosa importante è che la protezione civile del comune di Capri è stata organizzata, tutti stanno facendo il proprio dovere, quindi facciamolo anche noi un pochino, non facciamo i furbi, non usciamo, non è il momento di fare passeggiate, non è il momento di andare in giro con le persone. Se andiamo a fare la spesa non ci fermiamo a parlare con le persone, se andiamo a fare per esempio la spesa non camminiamo vicino ad altre persone, camminiamo da soli, perché quello è un momento delicato. Quindi poche cose, semplici cose, applichiamo le regole e vedete che questo passerà rapidamente e ci sembrerà tutto questo un brutto sogno. Grazie.